Grazie professor Signori, buonasera a tutti. Puro volevo esprimere i ringraziamenti per l'opportunità come rappresentante del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale di essere qui tra voi oggi pomeriggio. Siamo ad assistere alla presentazione di una ricerca che indubbiamente ha un grande, ha diverso grande interesse, non solamente perché rappresenta un doloroso riconoscimento a tutto quello che è stato dato dalla società civile negli anni 90, durante il conflitto, durante i periodi più difficili dell'esclusione da parte delle ONG italiane, quando, come ricordava anche la professoressa Gioli, la società civile ha risposto in maniera attiva e coinvolgente nel fronte di una crisi che mette in luce effettivamente è un'impotenza della diplomazia internazionale. Ma anche per guardare un po' oltre, cioè guardare quelle che sono le prospettive della società civile, dell'intervento dell'aiuto alla società civile per la guerra balcanica oggi soprattutto non sono più di domani. Nel mio brevissimo intervento vorrei un attimo soffermare un punto sulla descrizione che cerco di tracciare quelli che sono state attività della politica estera italiana nell'area balcanica e come queste si sono aspettate, come si sono sviluppate nel passato e come oggi invece esse si siano modificate, pur portando sempre comunque attorno a un piano centrale di particolare attenzione. È evidente che la politica estera italiana negli anni 90, di fronte alla frammentazione, anzi all'invasione dell'Ex-Jugoslavia e allo scopo del conflitto, ha accentuato proprio l'attenzione che già era forte nei confronti dei Balcani centrali, andando a considerare questi come una priorità per la politica estera. Per ragioni storiche, ma soprattutto per ragioni politiche. Avere un conflitto di quel genere alle porte del nostro paese, nel pieno centro d'Europa, metteva a repentaglio non solamente la stabilità dell'area balcanica stessa, ma la stabilità di tutto il continente, con evidenti pressi di vario genere che si sarebbero reiterati sul nostro paese. In conseguenza, è diventato un imperativo essenziale lavorare per stabilizzare la regione, per favorire nella maniera migliore e più rapida possibile il ritorno a una situazione di pace e soprattutto per lavorare in un'ottica di consolidamento delle nuove realtà statuali che si erano trasformate nell'evidente possibilità di poter ritornare a fare uno status quo precedente. Quindi l'Italia ha svolto questa azione negli anni 90 al termine del conflitto soprattutto per cercare di formare, di assistere, di riconsolidare o di consolidare le nuove entità statali che erano nate durante il conflitto. E in questo tipo di azione si è svolta attraverso una serie di interventi di politica e di collaborazione a livello politico che hanno incluso anche un'azione incisiva, continua da parte della cooperazione italiana, prima sul piano di assistenza umanitaria e di far fronte all'emergenza e poi anche di intervento di collaborazione in tutta una numerosa serie di settori. In particolare vorrei sottolineare interventi che sono stati fatti dalla cooperazione italiana in quegli anni nel settore sociale, in quello di economia. Oggigiorno possiamo, dopo da più di 20 anni, dire che il consolidamento democratico è stato completato, il lavoro intenso che è stato fatto dalla cooperazione italiana, dall'Italia, dal governo italiano, come aiuto importantissimo della società civile italiana, delle ONG, è stato un successo. Questo però non porta a guardare in maniera differente da parte della politica estera italiana all'area balcanica, perché come ieri è una priorità per stabilizzare i Balcani, il rafforzamento delle istituzioni, oggi è altrettanto importante portare i Balcani come area che deve ancora completare un percorso che è appena iniziato di integrazione all'interno dell'Unione Europea.
Italia, l'Unione Europea non è completa se non avrà un gioco al suo interno anche con i paesi balcanici. Sono paesi che indubbiamente hanno compiuto in questo senso degli importantissimi passi avanti. Se come abbiamo sentito parlare anche sui risultati degli ultimi anni, dopo l'entrata della Croazia nel 2013, in questi ultimi mesi ci sono stati importantissimi lavori raggiunti, la Serbia ha iniziato a avviare i propri negoziati di revisione del UE, l'Albania ha finalmente a giugno ottenuto il riconoscimento di status di paese candidato all'Unione Europea, tutti i risultati per i quali l'Italia, per i quali l'Unione Europea, anche l'Italia in maniera molto forte, anche nel tentativo di superare un fenomeno che purtroppo sta affiorando in maniera sempre più evidente da parte degli europei, soprattutto perché venivano vicini a noi geograficamente, che guardano l'allargamento non più come un'opportunità di rafforzamento dell'Unione Europea, delle istituzioni europee, ma in un'ottica di preoccupazione di timore generato soprattutto da timori e preoccupazioni delle proprie opinioni pubbliche. Quindi da questo punto di vista noi stiamo cercando di favorire in questo senso l'allargamento perché consideriamo che deve essere attraverso l'allargamento non solo che si possa superare l'allargamento dell'Unione Europea, ma anche di poter superare quelle resistenze interne che man mano si stanno sedimentando tra di loro tra i vari paesi dell'Unione Europea. Quindi oggigiorno, mentre i paesi balcanici vediamo stanno guardando all'Europa come unica possibile strada prima di altre alternative di carattere geopolitico, ci rendiamo anche conto come l'Unione Europea abbia in sé un forte potenziale trasformativo di questi paesi. Sono paesi che hanno rafforzato molto le proprie istituzioni, hanno adottato e stanno adottando delle profonde riforme in vari ambiti. Perché sanno e comprendono che questa è la strada necessaria, che sono queste le strade necessarie che uno compie per poter un giorno entrare nell'Unione Europea. L'Italia è uno dei principali partner in collaborazione con questi governi oggigiorno. Cito solamente la collaborazione che abbiamo avviato da vari anni, già negli anni 2000, il rafforzamento delle istituzioni scientifiche nei paesi come l'Albania. E della riforma del sistema giudiziario. Tutte le riforme e azioni che appunto sono adottate in ottica di sicurezza e stabilità, ma anche di integrazione della scuola. In definitiva, noi possiamo considerare che questo percorso, che è ancora lungo, può essere comunque completato e le ONG hanno quindi un loro ruolo nel rafforzare all'interno dei sistemi delle stesse società dei paesi dei Balcani occidentali. In virtù anche di un'esperienza, soprattutto per quanto riguarda le ONG, le associazioni italiane, che sono state maturate nel corso degli anni 90, in particolare, sulla base di supposte differenti e esigenze differenti rispetto a quelle attuali. Che di sicuro possono rappresentare la base per una collaborazione di successo. Sono molto grato al signore per aver dato l'opportunità di questa breve presentazione. Insieme a voi adesso siamo molto interessati a conoscere quelli che saranno i risultati della ricerca che verrà oggi presentata. Grazie a tutti quanti.